Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi abbiamo appena montato l'attacco che ho preso questa settimana, quello che mi aveva consigliato Freccia Verde, l'iShox, come lo metto in descrizione qua nel video. E niente, quindi lo stavo provando per vedere come viene l'impostazione della visuale. Così vediamo un attimo se va bene, se lo devo regolare meglio, insomma. E niente, adesso ho appena preso la moto e devo andare a mettere benzina perché siamo in riserva. Pieno fatto ragazzi, e adesso si parte, andiamo a farci un bel giro, così facciamo un attimo un test di questo attacco della GoPro e vediamo come va. Pagato mi sembra 24-25 euro, io ho preso quello da 40 mm, c'è anche la versione da 60, ma a me bastava anche quella da 40 mm, quindi non l'ho presa più lunga. Allora, sono le 11, giusto l'orario? Sì, le 11.05 qua mi segna, in realtà sono le 11.15. Io con gli orari, ragazzi, ho dei problemi seri, perché ogni cosa che mi segna un orario segna un orario differente. C'ho il computer che mi segna un orario, il telefono che me ne segna un altro, l'orologio che me ne segna un altro ancora, la macchina che me ne segna un altro ancora, la moto che me ne... Cioè praticamente io non so mai quando sto in orario. Quindi più o meno ho fatto una media di tutti, ok, mediamente è così. Comunque devo dire che questo attacco è fatto veramente bene, oltre al fatto che se non sbaglio ti danno anche un attacco aggiuntivo. Praticamente c'è una parte che ha, diciamo, tre lamelle, quindi ci si può attaccare la GoPro che ne ha due, no? Mentre l'altra ne ha due, quindi va attaccata sull'attacco. Loro in più te ne danno, ti danno un altro attacchino con due lamelle. E è fatto molto bene, robusto soprattutto. Effettivamente sembra quasi proprio un prodotto della GoPro, però ovviamente costa la metà. Purtroppo i prodotti GoPro costano un fottio, ragazzi, un occhio della testa. Questo alla fine 24-25 euro ci sta. È vero che allo stesso prezzo, volendo, su Amazon trovate anche i kit completi proprio. Io infatti uno l'ho preso un kit a 20-25 euro, quelli così che ci sta tutto, no? Alla fine, raga, cioè ci si possono pure spendere. Ecco, quelli su cui non risparmierei sono in assoluto gli attacchi, proprio quelli con il biadesivo 3M, quelli li prenderei originali per un semplice motivo. Ovviamente quella è l'unica parte che ha contatto con il casco, quindi è l'unico pezzo che effettivamente deve reggere, perché se non regge quello, raga, la perdete la GoPro, easy proprio. Quindi quella è una cosa che acquisterei originale, tanto tra l'altro comunque se non sbaglio con la GoPro stessa già ve li danno alcuni in dotazione. Però nel caso non li avesse, io li comprerei originali quelli. Mentre per quanto riguarda gli attacchi, lì sti cazzi, cioè un attacco vale l'altro alla fine, eh. Ah, senti che odorino di merda! Buono!
volte io non mi dico, ma è un bicilindrico o un quattro cilindri? Intanto possiamo vedere Atomart Mother in versione naturale. Finiscono mai le marce, regà, non finiscono mai! Raga, è fighissima. Se passate qua verso Ronciglione, da 30 miglia a Ronciglione, fatela, perché è uno spettacolo, eh? Tutte ste curve veloci. Poi qua c'è un bel rettilineo. Non lo so. Ragazzi, io con questo video vi saluto. Fatemi sapere com'è adesso la visuale, se va meglio. Per questo video è tutto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.